Entriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Un altro rude decadente. Sai che novità? Qui c'è una cassa, qua ci sono dei nemici. Allora, posso dire che quest'arma sì, è veloce, ma mi sembra molto più debole rispetto alle altre che avevamo trovato in precedenza. Aspetta. Non fa abbastanza danno. Non fa abbastanza danno l'artiglio che abbiamo preso. È qua sotto o qua sopra la cesta? Credo che sia qua dentro, giusto? Perfetto, eccola qua. Soldi, un'arma verde. Ovviamente. Un brocchiero, niente di eccezionale. Dicevamo, andiamo sopra a vedere che cosa si nasconde. Apri questa porta. Altri cristalli. E di nuovo il motorino. Allora, sì, l'unica cosa che possiamo fare è attivarlo. Sì, te l'ho detto, è un motorino. Serve solo a muoversi sta roba. Non è che la usiamo per fare altro. No, 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 è un motorino. Possiamo... Ah, ok, allora li distrugge i cosi, solo che è un po' difficile prendere la mira. O meglio, non c'è proprio una mira. Lui tira un pugno, però è tutto più puntato sulla destra, quindi devi anche bilanciarlo in base a quell'angolazione. Ecco, appunto. Giusto per sicurezza. Ecco, dai. Sì, vabbè, dai. Il passaggio l'abbiamo aperto. Perfetto, yeah, bravo. Apri la porta, per favore. Scusa un attimo, vediamo se... Vedi, è impossibile riuscire a mirare. Perché va tutto su più sulla destra. Comunque, scendi da sto macchinone gigante. Ve l'ho detto, non serve a niente. La cosa che servono sti cosi è la palla, quella che c'hanno sotto. Tutto il resto è inutile. Vabbè, poverini. Golem incredibili creati usando una chiave divina che gli infonde dell'anima, usati solo per muoverci mezzo metro. Complimenti. Ah, ok, pensavo che fosse un oggetto da trovare. E tu? È una di quelle maschere. Sì, è. È una di quelle maschere che abbiamo trovato l'altra volta, giusto? Pietra intagliata. Perfetto. La sciamana sarà contenta allora. Ok, stavo dicendo, come faccio a passare in ogni caso? Allora, di qua è da dove siamo arrivati. Di qua ci servono i caccoloni esplosivi, o meglio, ci serve il golem per passare. Saliamo qua sopra e andiamo dall'altra parte. Eccoci qua. Che cosa nasconderà questo antro buio e polveroso? Non lo so, scopriamolo adesso. Questi sono verdi o sono verde scuro? No, 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 si possono rompere, perfetto. Questo vuol dire che molto probabilmente adesso a fine strada troveremo un altro di quei golem e inizieremo a distruggere tutte quante le palle... i cristalli che troviamo, sono per dire le palline, ma la pallina c'era lui sotto. Tutti i cristalli che troviamo. Però giustamente, guarda caso, c'è un baratro della morte infinito. Più che un baratro della morte è un fossato. Ok capo, come passiamo? Semplicemente saltando sul muro, quello è poco ma sicuro. Oh, là sotto c'è qualche oggetto bellino. Eccoti qua. Bravissimo, ne abbiamo 18. Beh, e qua dall'altra parte abbiamo una cesta nascosta qua sopra. Eccoti qua. Soldi e un'arma verde. La butto lì.
soldi e un'arma blu. Incredibile, sei riuscito a sorprendermi. Comunque abbiamo ottenuto appunto la pietra intagliata. Vediamo. Degli artigli del gelo, va bene. Allora, proviamo a potenziare questa con quello che abbiamo, ovvero poco. Quindi, becca di questo e becca di questo. Per adesso è l'arma migliore che possiamo avere. Continuiamo a potenziarla finché riusciamo. O meglio, finché non troviamo appunto un'arma migliore da potenziare. Guarda, tanto sono sicuro di quello che ho detto l'altra volta, ovvero che secondo me, è tutto quanto basato su... Tu puoi potenziare un'arma anche di livello 4 e farla arrivare al livello 2000, però un'arma appunto di base di livello 2000 sarà più forte di quella di livello 4. Perché tu hai potenziato quella di livello 4 portandola appunto a livello 2000, ma comunque le statistiche rimangono quelle base del livello 4. Eccomi che arrivo, mio caro robottino. Mi aspettavi, eh? Robottino, tra l'altro, costrutto di pietra e schifo, volevo dire, scusami. Allora, come passiamo? Madonna mia, la combo salto più la martellata, che te lo dico a fare? Ora, il punto è, usa il braccio, colpire da lontano. Oh, bene. Attacca nemici. Scusami. Ah, fa anche gli attacchi. Non ci ho pensato, perché fino ad ora non è mai servito a niente fare questa cosa. Cioè, fino adesso è, è la prima volta che ci dice: guarda che con quest'arma puoi con questo costrutto puoi attaccare. Ah, davvero? Bene. Eccoci dall'altra parte. Prendiamo la leva, così il nostro costrutto lo possiamo portare da questa parte. Guarda, era talmente palese. Madonna mia. Proprio l'ansia ti fanno venire queste cose da quanto sai già che sta per succedere esattamente quello che pensi. Ovviamente, quando mai non appaiono nemici, quando avanzi giusto giusto quel poco di trama. Guarda, giusto per farvi incazzare, vado a prendere il mio costrutto e vi meno con quello. Madonna mia, che devasto incredibile. Dove sei? Livello aumentato grazie al nostro nuovo amico. Benissimo, grande frate. Ho sbagliato. Allora, io ti dirò che potenzierei ancora questo. Voglio provarlo a tutti i costi al suo massimo potenziale. Però sempre due cadaveri, eh? Tu cos'è che sei? La forza sovrumana costa 300. Finché è attiva aumenta 30 durante 8 secondi. Minchia, ci sprechiamo, eh? 8 secondi, madonna mia. Aumentiamo il danno dei miei mangiacadaveri per ora. Mangiacadaveri infliggo danno da fuoco ai nemici circostanti. Ci dobbiamo pensare bene. Benissimo. Guarda, sono contento che puoi anche combattere, amico. Perché veramente se servivi solo a quello che servivi era inutile. Che tra l'altro, quindi vuol dire che posso distruggerli anche a manate? Sì, posso distruggerli anche a manate. Quindi io prima mi sono dannato l'anima per niente. Perché io pensavo che potevo solo tirare quella cacchio di cordicella dal pugno. Guarda, le belle scoperte in sostanza. Qui c'è la chiave? No, c'è... Non posso, giustamente. Oh, che palle che continuo a sbagliare. Ok, questa è una falce di livello 7 ed è inferiore alla nostra falce perché l'abbiamo continuata a potenziare, che è quello che stavo dicendo anche prima. Ma secondo me più avanti, nonostante arriveremo comunque a soglie di danno molto più elevate, le nostre falce diverranno inutili. Quindi potenziamo la falce, diamogli l'altra falce in pasto. Allora, 97 di danno, 80 di difesa, collera per colpo critico, ok. Forza? No, guarda, in realtà c'è una cosa che non riesco a capire. Vedi che ogni tanto abbassa le statistiche. Secondo me questo è un bug, o meglio, più che un bug, diciamo che secondo me è un modo per il gioco di evitare che tu citti, secondo me.
Io proverei ad aumentare la forza, perché comunque non è che va in negativo, rimane azzurro. Ah, guarda! Vedi, la forza è 16, non 14, è aumentata di 2. È un po' strana la cosa, però funziona in qualche modo. Potenziamola ancora, diamogli anche questo non ci serve alla fine. Questo, beh, potrei venderlo, ma tieni. Danno 103, difesa 86, forza 17. Difesa 101. Beh, la difesa aumenta veramente sto giro. Sì, facciamo la difesa, tiè. Beh, guarda, ti dirò che in realtà sto exploit, finché funziona, possiamo avere comunque un'arma abbastanza ottimale, pagando relativamente poco. Becca di questo. Madonna mia. Ora che ho scoperto che posso attaccare anche con altre cose, sono inarrestabile. Adesso appariranno dei nemici. Quanto ci fai? Ah, incredibile, ma vero o no? Strano. Strano, strano, strano. Allora, però, adesso te ti devo mettere giù e tu devi sparare il pugno là. Fermo, fermo. Allora, a parte che posso scendere. Posso scendere qua sotto. Ci conviene farlo? Non lo so, però prima. Ecco fatto, grazie. Ma sì, a sto punto scendiamo, andiamo a vedere che cosa c'è. Un tesoro. Solo questo? Per essere così profondo mi sembra strano, però. Vabbè, arma blu. È ovviamente impossibile. 85, vedi, piano piano in realtà le armi si stavano avvicinando al cap che avevamo poco fa. E in ogni caso noi la stiamo potenziando più di quanto dovremmo. Quindi continua a mangiare armi che secondo me io e te avremo un buon futuro avanti. Poi ovviamente quando arriverà un'arma migliore ti scarterò senza neanche troppo ritegno. O meglio, un'arma con un'estetica anche migliore. Non è detto che deve essere solamente. Che deve essere solamente appunto il fattore attacco. Anche il fattore comunque estetico è importante. Allora. Dobbiamo prima di tutto. No, troppo. Ecco fatto. Tu vieni con me, per favore. Che. Ehi, ti ho detto vieni con me. Porca. Prendi questa palla. Buttala lì dentro. E andiamoci a prendere la chiave. Allora, calmi tutti che qua. Madonna mia, spacco la faccia a tutti. Ecco appunto. Dicevamo. Ah, aspetta, giusto. Ti giuro che non stavo capendo. Perché mi stavo chiedendo. Ecco, mi sono fatto malissimo. Mi stavo chiedendo come dovevo passare. Non ci avevo fatto caso che la sbarra sotto era già aperta prima. Grazie della chiave. Quando mi porge con la chiave mi fa sempre morire. Tieni. Ah, grazie. Ritorniamo indietro passando sopra i ramoscelli secchi e andiamo dal nostro amico robottino. Anche se in realtà mi sa che non ci serve. Mi sa tanto che non ci serve. Però fermo un attimo. Lì c'è una sbarra. Dite che posso salirci? Allora, ovviamente là dentro con lui non ci si entra. Questo è poco ma sicuro. Ah, che scemo. È tutto scrittato, nel senso devo aprire proprio. A parte che, volendo essere pignoli, quanto ci vorrebbe che Morte saltasse da qui? Saltasse là sopra senza la chiave e andasse poi ad aprire il portone. Però, vabbè. Dettagli, gameplay ovviamente. Non è che posso chiedere più di tanto. Fiamme te, grazie della chiave. Molto buona. Passiamo dall'altra parte. Ciao, costrutto, da quanto tempo che non ci vediamo, eh? La cosa che odio di Morte rispetto a Guerra è che non può fare lo scatto quando siamo in arrampicata. Almeno Guerra, quando era su ste robe, gli facevi fare lo scatto e andava avanti un pelo più veloce. Lui no. Lui si scogliona. Ecco fatto. Appunto di scoglionarsi, crepate tutti. Apriamo la porta per il nostro amico robottino.
E io lo chiamo robot perché alla fine è quello, i costrutti questo sono. Sono i robot antichi. Grazie. E continuiamo il nostro bel giretto col nostro amicone. Che scusami. Vabbè, no. In realtà la risposta già me l'avevano data. Sì, ok. Non capivo come dovevo passare. La risposta me l'avevano già data. Perché avevano detto che i costrutti possono distruggere la corruzione. Però erano sigillati oltre le porte con la corruzione. E beh, certo. Poi arrivo io, grazie al cazzo, e vi libero tutto il passaggio. Così ora potete andarvi a riprendere i vostri amatissimi costrutti, eh. Mannaggia voi, mannaggia. Allora, fammi vedere la mappa. Oh, la madonna, quanto è grande questa zona. Allora, fammi un secondo vedere. Di qua si prosegue, giusto? Sì. Questo vuol dire che da questa parte c'è almeno un tesoro. Vai dall'altra parte. Qua sotto c'è qualcosa o c'è la morte nel baratro infinito della morte? Un baratro infinito della morte triste. E un cazzo di forziere, uno solo. Neanche lo sforzo, era proprio messo lì. Guarda, c'è un forziere, vai prenditelo. E una falce bianca, vabbè, manco lo sbattimento di... Vabbè, in realtà sarà che è di livello alto. Però comunque ha dato abbastanza esperienza. Probabilità colpo critico. Quante possibilità ci sono che arriviamo a colpo critico 100% secondo voi? Perché a questo punto, se continuiamo con questo exploit di vendere e riprendere l'arma, magari aumentiamo appunto quelle statistiche e arriviamo con probabilità di colpo critico 100. Ogni colpo è un critico. Ma che non sarebbe una stronzata, anzi... Probabilità di colpo critico 16%. Poi magari è una cazzata e appunto questo exploit si rompe perché appunto più vai avanti più appunto non guadagni bonus. Però ora come ora, se può funzionare, apri la porta dall'altra parte per favore. Mi sa che ti devo abbandonare qui. Bravo. Mi sa che ti devo abbandonare, amico, eh. Mi sa tanto di sì. A meno che non ci sia il timer, io posso passare, ma no, non credo. A meno che una volta battuti sti stronzetti... No, adesso c'è una porta di là. Stavo dicendo, una volta battuti sti stronzetti, possiamo far passare anche lui. Boss? No, ok. Ecco fatto, uno... Andato. Io evoco i miei scheletrozzi. Dove sono andate le maschere? Oh, comunque piano piano sti stronzetti stanno migliorando, eh. Ah, eccolo là dove è andata. Aia, che male. L'altro. Ecco fatto. Beccati questo. Vediamo se posso. Ok, no, non posso colpirlo mentre sono sul muretto, insomma. Oh, vieni qua. Faccio la finisher. Madonna mia. Non capisco perché prima invece ha funzionato. Ok, tu sei morto. Vieni qua, dov'è finito? Madonna mia. Su, forza, vieni fuori. Morto? Madonna mia, vi spacco tutti ora.
prendo a martellate le gengive. Ce n'è ancora uno? Sì, ce n'è ancora uno. E tu sei grosso. Ok, tu sei andato. Merda. Allora, calmi tutti. Madonna mia, ti stanlocco ora. Ti stanbecco la vita. Con un calcio in volo ti ho ammazzato, ti rendi conto? Madonna mia, il martello del giudizio. Ma quante maschere... Ma scusami, quello l'avevo già ammazzata prima io, no? Non riesco a prenderti, sei troppo in alto. Ecco fatto. Aia, ma come mi ha preso? Oi, donna. Calmi tutti. Vieni. Preso. Donna mia, che finisher incredibile. L'abbiamo minato praticamente. Questa non è stata male. Ullala. Un premio. Questa non è stata male come battaglia. Ah, ciarpame insomma. Allora, ah, sono già pieno. Perfetto. Ciarpame. Allora, non possiamo potenziarla? Già al massimo? Oh no, vabbè. Vediamo. Più difesa, più danno critico. Vai subito. Bello. Bello, bello. Più difesa, più esperienza. Danni da colpo critico e denaro. Eh beh, c'è una bella differenza, insomma.